Eccola! Piccola grande vettura. Era il felice slogan della Topolino nel 36. Più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità. I comandi sono un invito alla guida. Le due leve per l'avviamento. Il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600. E qua la leva del freno a mano. Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600. Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura. Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 centimetri cubici di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo, l'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore. È un motore che non teme lo sforzo continuato, il freddo invernale o il calore estivo. Nessuna preoccupazione per l'antigelo o per il livello dell'acqua nel radiatore. Qui l'acqua fa da specchio per le linee aggraziate della nuova venuta. Aria e luce entrano libere dal tetto apribile. È la vettura per me. Anche per lui. È un piazzista. Mi ci vorrebbe, diceva sempre, una vettura tagliata su misura per il mio lavoro. E il medico? La mia professione, diceva, richiede una macchina agile, sempre pronta, che non dia nessuna preoccupazione. In quanto a Giovanni, un operaio, aspettava anche lui una ultra utilitaria, piccola, economica, ma che fosse una vera automobile. Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa. Mia moglie diceva, pensa che comodità al mattino poter accompagnare i bimbi a scuola. Non pretendo la tua macchina, basterebbe una vettura grande così, che non costasse più di tanto. La moglie di Giovanni diceva, così alla domenica potremo farci qualche bella gita. 100 chilometri sono già tanti, la macchina dovrebbe consumare poco. Poniamo 4 litri e mezzo per questi 100 chilometri. Tutti dicevano, in macchina per la città. E dove si parcheggia? Dovrebbe essere così piccola che... Dovrebbe avere una ripresa, diceva il dottore, da non farmi perdere tempo agli incroci. Ho io la vetturetta che mi occorre per la caccia, diceva Peppino. I suoi ragazzi e i loro amici hanno altre idee, ma i desideri in merito alla piccola vettura ideale coincidevano con i suoi. Tutti possono dire ora della nuova 500, è per me. Sono due giovanotti in gamba che hanno avuto il privilegio di provare la nuova macchina. Seguiamoli e perdoniamo loro l'esuberanza con la quale affrontano questa salita e l'allegra disinvoltura della guida. Ma la nuova 500 è entusiasmante. La sua stabilità nella tenuta di strada è eccezionale, sembra incollata al terreno. Un molleggio da grande vettura. La guida è sicura e piacevole, la ripresa è bruciante. Veloce in salita può affrontare sicura ogni discesa. I suoi freni in ogni occasione danno una risposta pronta e potente. Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.